Ragazzi, siamo tornati su Assassin's Creed. Dopo la prima macchina di Leonardo, andiamo avanti con la nostra storia. Andiamo direttamente al covo, all'isola Tiberina. Chi ci attende? Machiavelli e Caterina. Tutti abbiamo dei segreti. Mi sono preso la libertà di organizzare le comunicazioni con... Utilizzeremo i piccioni viaggiatori. Grazie, Machiavelli. Bartolomeo si scusa, ma i francesi hanno raddoppiato gli attacchi. Claudia. Ezio. Dunque, ho ideato un piano contro i Borgia. Possiamo prenderne di mira i rifornimenti o i seguaci? Intendo colpire entrambi. Se gli tagliamo i fondi, Cesare perderà l'esercito e tornerà senza uomini. Quindi, vi chiedo, da dove prende il denaro? Volpe? Al Papa il denaro lo presta Agostino Chigi, ma Cesare fa affari con qualcun altro. Per il momento sappiamo soltanto che si fa chiamare il banchiere. Conosco una persona che gli deve dei soldi. Il senatore Egidio Troche viene ogni giorno a lamentarsi. Bene, seguirò quella pista allora. I francesi sorvegliano la strada che porta al castello. Non potrai colpire Cesare al suo arrivo. Intendo uccidere il generale francese. Con la sua morte, Bartolomeo costringerà i francesi sulla difensiva, facendogli abbandonare il ponte. Anche senza le sue truppe, la guardia papale continuerà a proteggere la porta interna. C'è un ingresso laterale. L'ultimo bambolotto di Lucrezia, Pietro, ha la chiave. Si trovava al castello. Torna da me più tardi. Intanto chiederò ai miei ladri di individuarlo. Abbastanza chiaro. Anzi, clarissimo. Allora, assassini... Io ce li ho i contratti. Lo so. Cos'è? L'ho appena fatto. Cioè, li ho appena mandati prima di questa missione. Non servo a nessuno senza Forlì. Resterò con i miei figli, in attesa di riavere le mie terre. No. Ora sei tu il capo degli assassini. Riuniscili, Ezio Auditore, e riconquista Roma. Vittoria agli assassini! Addio Caterina Sforza. Vittoria agli assassini. Addio sequenza 4. Credo. E quindi ci attaccheremo la prima della sequenza 5, per forza. Nuovo ricordo di Cristiana disponibile. Potrebbe essere qualcosa di goloso. Sequenza 5, il banchiere. Egidio Troche, no? Lo sto grondando di sudore intanto. Non è arrivata alcuna rendita, giusto? Ok. No, infatti. Allora, tanto che siamo tipo 3 minuti, quasi 4, direi di andare da Cristina, sì. Usciamo a Piazza del Popolo e andiamo a fare il secondo ricordo su 6 per Cristina. Le guardie non tollereranno più gli abusi recentemente. Andiamoci a fare questa scampagna da Firenze, va? Tra l'altro non c'è neanche nessuna sincronizzazione totale di mezzo.
Oh, grazie di essere col vecchio vestito. Dimmi, che cosa posso fare? No! Non posso lasciarli lì a pendere dalle forche. Devo compiere per loro gli estremi riti. Accompagnarli nell'ultimo viaggio. Capisco. Fa strada, Ezio. Estrema unzione. Seguitemi. Sono famigerato e non ho armi, bellissimo. Comunque devo dire, l'ho già detto nel primo ricordo, se in Assassin's Creed 2 Firenze fosse stata come in Assassin's Creed Brotherhood, tutta un'altra storia, ragazzi. Li hanno già tirati giù. Che cosa vuoi fare? Tu nasconditi. Io faccio due chiacchiere con quella guardia. Ma cazzo cammina? Adesso morrà. No. Il signore vi punirà! Ma perché mi dà che posso chiamare gli adepti anche se non posso? Più forti, dagliene. Corpi che erano appesi qui. Li hanno già portati via. Dove? Adesso dove sono? Non lo so. Credo li stessero portando giù al fiume per buttarceli. Cosa? Avanti. Cristina, vieni con me. Ripeto, quanti panini ci ho mangiato qua sulla loggia. Tantissimi, cazzo. Beh, che cosa vuoi fare? L'unica cosa possibile. Ucciderli. No. Ucciderli. Non hanno fatto nulla di male. No. Nulla di male, no. Ezio. E va bene. Gli sgattaiolo alle spalle. Prendo i miei familiari, uno alla volta se necessario, e li carico su una barca. Sta attento. Non devo uccidere alcuna guardia. E soprattutto non devo cadere in acqua coi corpi. Cosa ancora più stronza da fare. Cioè, non posso uccidere le guardie. Bellissimo che la barca rimane ferma. Perché Cristina mi ha detto che non vanno uccise le guardie. Bellissimo. Potessero tipo assoldare le cortigiane, una cosa del genere. Male, non m'han visto. Se ne sono andati, che culo. Perfetto. Adesso muori! Non buttatevi in acqua, sennò poi ci rimetto io. Ah, perfetto. Vai, torna a casa tua, vai. E comunque è bello che abbiamo dovuto aspettare fino ad Assassin's Creed Brotherhood per sapere che fine hanno fatto i corpi. Questa secondo me è stata una trovata assurda da parte della Ubisoft, perché magari è una domanda che non si sono posti in tanti durante il capitolo precedente, perché comunque
Poi Ezio è fuggito, è diventato assassino, e Paola, e San Gimignano, e Monteriggioni, e Zio Mario. Però così è veramente toccante, e ti rendi conto di quanto importante invece sia questo passaggio. Devo lasciare. E sono sicuro che non se lo sono dimenticati. L'hanno fatto apposta di metterlo dopo. Voglio che tu venga con me. Vorrei, ma non posso. La mia famiglia. Così saremo sempre insieme, Cristina. Oh, Ezio. E ce ne andiamo. Ce ne andiamo. Scusate, sto ascoltando un audio. La famiglia Colonna desidera rendere noto che il prossimo sabato si terrà un grande torneo dei campioni. E mi sono anche rientrati gli assassini, credo. Perfetto. Appunto.